Ma buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti, ben ritrovati oggi più che mai perché non ci siamo visti per un paio di settimane e guardate che macello è successo, è bastato così poco, lo sappiamo come funzionano le cripto che appena ti giri un attimo per farti i cavoli tuoi succede il finimondo. E insomma questa settimana, queste 2 settimane ne abbiamo viste di belle, abbiamo visto una fase estremamente euforica, oserei dire, seguita da quello che abbiamo visto in questi ultimissimi giorni, una martellata sulla fronte, discretamente pesante. Ecco, quindi quello che vorrei fare oggi è un po' riprendere innanzitutto da dove ci eravamo lasciati e soprattutto chiedervi a voi che cosa cavolo è successo, perché considerate che io, ero scappato via con lo scopo di staccare un attimino dal mondo delle cripto e staccare un po' dai social, da tutto questo mondo che altrimenti ti assorbe completamente. In realtà qualcosina ogni tanto ho sbirciato perché sono abbastanza addicted. Ogni tanto la mia scrollata su Twitter la facevo, andavo a dare un'occhiatina un po' a Reddit, sbirciavo un po' di grafici e quindi non sono stato completamente estraneo, però ovviamente non è che sono stato ad aprire posizioni, ad analizzare, a fare cose, perché c'entravo un po', cercavo un po' di fare andare la testa altrove per tornare più carico che mai. Quindi oggi siamo carichissimi, in realtà non troppo perché avevo l'aereo stamattina alle 7 e avrò dormito qualcosa come 2 o 3 ore e lo vedrete probabilmente dalla mia faccia che se mi vedete un po' particolarmente provato non è per la candela rossa di Bitcoin di questi giorni. Fortunatamente, insomma, diciamo che cerco di pianificare un po' le posizioni nel migliore dei modi per evitare casi drastici, ma è per deprivazione di sonno di oggi. Quindi cerchiamo di stare sul pezzo lo stesso, cerchiamo di razionalizzare. Vi dicevo, andiamo a esaminare quanto è accaduto nella fase euforica delle ultime 2 settimane. Poi voi dovete dirmi, stavolta invertiamo un po' i ruoli perché voglio sapere da voi cosa è successo. Quindi voglio che mi diate qualche highlight delle ultime 2 settimane. Quindi che ne so, se vi è capitato di partecipare a qualcosa, di vedere qualche grafico in particolare, qualche follia, qualche vostra operazione. Mi raccomando, condividete perché voglio sapere assolutamente tutto. Io dal canto mio vi dico la mia, quindi buttiamo un occhio sul grafico di Bitcoin che già vi ho spoilerato qualcosina su Telegram oggi, giusto perché appena entrato in casa non potevo evitare di aprire Telegram e mettermi a scrivere la mia analisi del giorno. Era come appunto una mezza crisi di astinenza tra un po', e poi perché insomma era importante anche dare un punto di vista in una situazione che è abbastanza delicata, va trattata nel modo giusto. Apro una piccola parentesi: se sentite male l'audio ditemelo che lo alzo un po', perché ultimamente fa un po' i capricci il microfono e quindi insomma ditemelo. Io ho guardato, dovrebbe essere un livello ascoltabile, non troppo fastidioso, ma ditemelo, feedback accettatissimi. E dunque, che dire, Bitcoin, le DeFi coins, Ethereum sono state un po' tutte figlie di fasi di euforia inizialmente, durante la quale tutti davano per scontato che Bitcoin facesse all time high, insomma andasse a cavalcare verso i 20.000 senza fermarsi neanche un attimo. C'era un po' questo sentore di fondo, questo eccesso di euforia. E poi ovviamente c'era la bolla, insomma, la fase particolarmente euforica di cui abbiamo parlato tantissimo anche prima di andare via, della DeFi, insomma, tutti con sta DeFi, nascevano coin giorno dopo giorno. Ne avevamo parlato, insomma, era un altro 2017, non c'è niente da fare. Al momento sta iniziando a dare i primi segni di cedimento, che non è un collasso ancora. Però ecco, diciamo che stanno emergendo un po' le criticità di questo mondo molto circolare, lasciatemi dire, nel senso che ci sono, cioè si basa su delle logiche circolari, nel senso che il discorso dello yield farming, che è questo utilizzare, dare liquidità, dare la propria liquidità su questi progetti che se la ricircolano tra di loro in un certo qual modo, perché tu metti liquidità in un pool per farmare lo yield, quindi una sorta di rendita, più il token di questa piattaforma che poi lo vendi perché il mercato continua ad assorbire qualsiasi vendita e apprezzarlo sempre di più. Poi nascono piattaforme che fanno questo per te, che automaticamente ti farmano i token sulle altre piattaforme, e quindi tutta sta liquidità, insomma, ricircola aumentando in un feedback positivo, in un loop a feedback positivo, questi APY, questi fantomatici tassi di interesse che erano veramente insane. Si parlava di 10.000% annuo,
ma delle cose che fanno veramente rabbrividire. Cioè io conosco persone che hanno, cioè l'hanno sfruttato, qualcuno ci ha provato dicendo ma sì, io finché dura vado, e si parlava di, cioè, di fare, di vedere dei guadagni nell'ordine delle migliaia di dollari al giorno se ci mettevi delle cifre di un certo tipo. Mi conoscete, io non sono tipo da fare queste cose, perché io il rischio di solito lo allontano, quantomeno in questi particolari casi. Io mi sono concentrato di più sulle coin più solide, diciamo, avevo aperto qualche posizione sì sulle altcoins, ma non mi sono dato allo yield farming se non in maniera estremamente prudente e cauta. Sapete che un po' di liquidità l'avevo messa su Curve, un po' su MStable, insomma vi avevo mostrato un po' come, come era suddiviso il mio portafoglio, ma non era finalizzato a correre dietro all'APY più alto, perché ovviamente ci sono dei rischi enormi, anche se spesso non ci si sofferma abbastanza su di essi, e vengono appunto sottovalutati, e il rischio è proprio anche quello di veder disintegrato tutto quello che ci si mette. Quindi bisogna stare molto attenti, abbiamo visto nascere e morire alcuni progetti nell'ultimo periodo, c'erano tutti, praticamente tutto un menù intero di cibi vari, pizza, hot dog, spaghetti, ne ho viste veramente di tutti i colori, e insomma bisogna stare attenti a non farsi prendere un po' da queste smanie, e se lo si fa di vederlo come una scommessa, dire boh, io ci provo, ci butto qualcosina, sapendo che però posso perdere tutto quanto, altrimenti sempre piedi di piombo, sempre testa sulle spalle e sempre tanta tanta attenzione. In particolare ha polarizzato completamente l'attenzione di tutti questo Yearn Finance, che ha iniziato a moltiplicarsi, è partito da solo, c'era Yearn Finance che ha fatto parlare molto di sé, perché molto, in maniera molto scaltra, molto intelligente, il suo creatore ha deciso di dargli una supply molto bassa, in modo che il prezzo della coin potesse anche superare quello di Bitcoin, nonostante ovviamente la capitalizzazione sia totalmente diversa. Quindi mi raccomando, sono sicuro che non lo fate, perché credo che voi siate già un po' selezionati, cioè dubito che voi che mi state guardando non sappiate neanche che differenza c'è tra il prezzo e la capitalizzazione e cosa bisogna considerare, ma nel dubbio, se ci fosse qualche neofita appena arrivato, mi raccomando, non fatevi ingabbolare dal fatto che vale tanto, perché non vuol dire niente. Bisogna considerare che la supply di Yearn Finance è molto più bassa di quella di Bitcoin, quindi i due prezzi non sono comparabili, non è che se costa di più allora ha superato Bitcoin, non ha senso, è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Questa è una cosa un po' scaltra, se vogliamo, perché insomma era un modo per far parlare di sé, una sorta di marketing se vogliamo, ma il prodotto è buono, non voglio dire che questo è uno scam, un ponzi o niente del genere. Yearn Finance è un buon prodotto, tant'è che ci vorrei dedicare un video a parte, quei pochi buoni vorrei approfondirle, insomma vorrei quantomeno parlarne per farvi capire di che cosa si tratta in maniera approfondita, per capire davvero che cos'è, non soltanto è una coin che è salita molto di prezzo, sì, DeFi, per capire come funziona per davvero. Quindi siamo cioè se vi interessa ditemelo, che ci farò un video magari già questa settimana, così da infarinarvi un po' sul progetto stesso, però ovviamente bisogna stare attenti sempre alla differenza prezzo-valore, che se un progetto è buono non significa che il prezzo deve continuare a salire, lo stiamo imparando anche in questi giorni. Allora, che dire, io adesso inizierei con leggere un po' delle vostre domande, perché ovviamente siamo anche tutti qua per confrontarci, per chiederci, per parlarci un po', per vedere cosa ne pensate, cosa avete da dire, cosa avete da chiedere, e quindi parto con leggere le vostre domande. Nel frattempo si accumulano shitcoin, perché anche oggi ovviamente non fa eccezione. Quando mi seguite live su Twitch accumulate shitcoin, quando partecipate in chat accumulate più shitcoin, quindi mi raccomando, scrivere, domandare, chiedere, non spammare, mi raccomando, però partecipare assolutamente sì. Tra l'altro, forse già la prossima settimana, appena riesco a mettere insieme tutti i pezzi, a ritornare un po' con la testa non più in ferie, farò uno dei nostri soliti giveaway, quelli con la Power Hour, di 0,02 Bitcoin, così giusto per farmi perdonare del fatto che per un po' non ne abbiamo fatti, aumentiamo un pelino il montepremio, visto che gli iscritti su YouTube sono aumentati, siamo arrivati a
19.200, mi pare, nonostante non ho pubblicato video per tutta la settimana, per tutte e due settimane, ho visto che siete continuati ad aumentare e la cosa mi fa estremamente piacere perché vuol dire che magari qualcuno trova valore nei video che ho già postato e quindi mi fa molto molto piacere. Quindi giveaway in arrivo, mi raccomando, non perdetevelo, state sempre sempre sul pezzo. Su Telegram poi do sempre tutti gli aggiornamenti. Allora, cominciamo a leggere le vostre domande. L'avevo detto io che sarebbe stato un mega bartone ed effettivamente così sembra, perché insomma la mazzata che c'è stata nei giorni scorsi ha dato veramente una direzionalità notevole ribassista sul breve, ha mangiato tutta una parte di movimento, o meglio rischia di mangiare tutta una parte di movimento, perché è veramente cruciale la reazione che Bitcoin avrà su questo, su quest'area in cui si trova in questo momento. Vi spoilero già che ho fatto una follia, sapete, sono un po' matto, e avevo lasciato aperto, era proprio l'altro giorno, mi è scattato un alert, il primo alert, e ho detto cos'è successo, io non avevo più messo alert, ho guardato long triggered e ho detto no, avevo lasciato aperto. Se vi ricordate, se guardate il grafico che c'è qua di sfondo con le due aree di ritracciamento, un bel po' di tempo fa avevamo detto sì, è un'area in cui io lascio aperto un long nel dubbio, così se fa un flash dump e magari riassorbe, apro una posizione ignorantissima, estremamente anticipatrice, però insomma non si sa mai, potrebbe succedere. Ed ecco che avevo il mio long aperto dal 92 avanti Cristo ed è scattato proprio in questi giorni. Mi è scattato del tutto, tra l'altro, perché è stato fillato completamente in tutte e due le aree, è un'esposizione ridotta di R come size, tra poco vi spiego meglio com'è strutturata, dov'è lo stop loss, eccetera eccetera. In ogni caso cioè, vi volevo spoilerare che ho fatto sta follia qua, era la mia idea. Tra poco, tra l'altro, vediamo anche le posizioni più caute, vediamo bene l'analisi di tutto il grafico. Allora, dove siamo? Ciao Luca, bentornato, grazie innanzitutto, è stato bello essere via, ma mi fa anche piacere ritornare un po' da voi, mi siete mancati, dico la verità. Senza di te mi sono fatto prendere dalla FOMO yield farming, lo sapevo, non ho farmato, ma solo ho solo speculato sui vari Yearn Finance, insomma c'erano mille fork di Yearn Finance, ho guadagnato qualcosina e sono tornato su cose più tradizionali. Comunque, al di là della follia di massa, non mi sembra giusto che venga incolpata e screditata la DeFi, giustissimo questo, che al suo interno ha dei progetti interessanti e secondo me c'entra poco con quello che è successo solo in parte. È una cosa sacrosanta quella che hai detto, perché come sempre poi quando succedono queste bolle che vengono create cose a caso giusto per sfruttare il trend del momento, che è indubbiamente la DeFi, ci vanno di mezzo tutti, anche i progetti buoni. Yearn Finance, l'ho detto, è un progetto buono, ci sono tantissimi progetti buoni nel mondo DeFi, li conosciamo, c'è Compound, c'è Reserve, c'è Ren, ce n'è, insomma potremmo fare veramente un elenco molto molto lungo. Poi sono saltate fuori ste cose un po' più o meno questionabili, io devo ancora farmi un'opinione su SushiSwap, che è molto dibattuto, io devo ancora studiarmelo bene, me lo sono segnato come quelli da approfondire, devo ancora farmi un'opinione, capire se ha senso o non ha senso. Per adesso la mia opinione è più negativa che positiva, perché mi sembra veramente una cosa fatta per insomma far guadagnare pochi a scapito di tanti, ma non voglio dire una cosa basata su un'opinione a metà e su una conoscenza a metà. In ogni caso la DeFi è una cosa importantissima, è un trend, veramente un passo avanti importantissimo, e ci sta mostrando tanto, perché da un lato ci sta mostrando il potenziale che la blockchain Ethereum ha e dall'altro i suoi limiti, quindi funge da stress test da un lato, perché sta caricando tantissimo la blockchain Ethereum e quindi ci sta portando oltre, cioè ci sta facendo fare la domanda, ok, la blockchain Ethereum è satura e ora che facciamo? Secondo layer, andiamo sull'interoperabilità, cambiamo blockchain, questo è uno step secondo me essenziale per l'evoluzione naturale poi degli ecosistemi sulle varie blockchain. E inoltre ci sta mostrando di che cos'è capace, perché anche
il fatto che comunque si sia generata questa bolla e siano nati progetti a destra e a sinistra più o meno validi, più o meno hackerati, più o meno fuffa, è un processo di selezione naturale, perché poi dalle ceneri di questa bolla nasceranno, rinasceranno molto più forti quei progetti solidi e faranno tanti tanti passi avanti. C'è ad esempio Aave, che è uno dei miei preferiti del settore, Lend è il suo token, e sta facendo un sacco di passi avanti, ha ottenuto la licenza di emittente di moneta elettronica, quindi può transare la moneta fiat. Ci sono, cioè si sta mostrando la necessità di un mercato di prestiti collateralizzati, che uno si chiede ma perché mai lo dovrebbe fare. A tal proposito avevo letto un articolo molto interessante che magari vi linko, l'aveva scritto Arthur di BitMEX, che fa capire, ci spiega da dove viene la domanda e l'offerta, quindi un po' le due controparti nel mercato appunto del credito su blockchain, dei prestiti collateralizzati. Quindi un esempio, i miner che devono fare credito per acquistare il loro materiale, per pagare l'ammortamento del loro hardware, del loro materiale, per aprire posizioni di copertura, per fare magari margin trading, coloro che magari hanno un business basato con un flusso di cassa direttamente in cripto. Lì nasce la necessità appunto di avere un prestito direttamente in cripto collateralizzato. E quindi ci sta facendo capire che è un mondo che ha assolutamente senso, non è nato così giusto per ciucciare soldi a destra e a sinistra, scusate l'euforia, però c'è una base di necessità sulla quale ovviamente poi si specula, perché quando la bolla perde il controllo, si perde il controllo della situazione, nascono poi un po' come con le ICO, progetti a destra e a sinistra finalizzati soltanto a prendere soldi. Quindi bisogna fare questa distinzione seguendo, io una cosa che faccio magari perdendomi dei guadagni, quei guadagni folli durante le fasi iniziali della bolla, è proprio aspettare di vedere dei risultati, quindi di vedere un progetto già testato, già funzionante, già integrato, che ha un po' di storico sia dal punto di vista dello sviluppo che del prezzo, e allora lì magari inizio a investire in qualcosa. Posta il link per piacere, ve lo posto subito. Allora, blog BitMEX, scusate questo intermezzo, ma è sicuramente interessante, eccolo, l'ho trovato. Ve lo posto subito, è una lettura un po' lunga in inglese, però ne vale veramente la pena, ve lo consiglio, insomma, è una lettura interessante, al di là del personaggio che la scrive. Quello che vi dicevo è che appunto io preferisco attendere la solidità di un progetto, vedere che si è dimostrato valido e non solo che ha fatto un po' l'opportunista di un trend in bolla, e in seguito magari investire in quello, espormi un po' su quello, o altrimenti mi limito ovviamente ai trade speculativi col mio stop loss, col mio take profit e il mio setup. E lì ovviamente le bolle ci divertiamo tutti quanti, però attenzione di focalizzarsi su quello, non dire compro e holdo perché fa mille per, no. Holdare le altcoins lo sappiamo che è veramente, veramente un rischio gigantesco. Io l'ho detto spesso, soprattutto per i neofiti, perché sono stato anch'io neofita nel 2017 e mi sentivo già ricco quando vedevo che acquistavo un po' di altcoins e in pochi giorni triplicavano di valore, e già mi immaginavo sulla mia Lambo, sul mio yacht, col mio elicottero e via. E poi ovviamente è arrivato il reality check molto presto, che tanto salgono veloci, tanto scendono veloci, quindi le altcoins non perdonano, a meno che non si abbia una fortuna sfacciata di scegliere quelle 2, 3, 4 su 1000, 2000 che effettivamente continuano a salire e si rivelano decisamente game changers, tipo Ethereum dopo l'ICO che ha fatto la sua impennata e non è mai ritornato ai valori iniziali, e poche altre, insomma, ecco, quella è un colpo di fortuna. Quindi se si cerca di fare quello si sta un po' tentando la fortuna, è diverso dall'investire. Questo è un po' il discorso di approccio, fa avere un portafoglio sovraesposto in altcoins ci mette a rischio. Ad esempio, tra l'altro ieri e oggi ti arriva una mazzata in fronte che ti fa perdere magari il 30% del controvalore del portafoglio in pochi giorni. Già Bitcoin a volte te lo fa, le altcoins non parliamone, quindi bisogna stare attenti e tenere in conto anche questi scenari, ovviamente. Allora, ciao Luke, ci sei mancato, mi fa un sacco piacere, anche voi mi siete mancati un sacco. Buonasera a tutti, bentornato, grazie mille. Inoltre, pensi che Yearn Finance, da cui è partito tutto, sia come le altre, o
potrebbe essere un progetto valido? Guarda, io ti dico, per me è un progetto che è interessante. Tra l'altro mi ero guardato un po' come funzionano i Vault di Yearn Finance, che è un po' la funzionalità più interessante al momento per il consumatore, perché è quella che fornisce l'APY, e cioè la rendita passiva. In sostanza tu depositi la tua liquidità lì, la locchi dentro allo smart contract di Yearn Finance, lui fa varie cose sulle altre piattaforme di DeFi e ti fa ottenere una rendita. In particolare mi stavo studiando prima, poco fa, quello di su Ethereum, lo ETH Vault, che è YETH, perché funziona che tu depositi gli Ether in questo Vault, ti vengono dati in cambio questi YETH, chiamiamoli, Y sta per Yearn ovviamente, e con i tuoi ETH, cioè questi sono un po' la tokenizzazione, il diritto di proprietà, diciamo, di quella fetta di liquidità nel pool di Yearn Finance, e con i tuoi Ether lui fa varie cose, tra cui aprire un CDP, quindi un debito su MakerDAO e ottenere DAI, poi metterli in staking su Curve, poi con i token CRV li mette in staking su Uniswap, poi li vende, insomma fa varie mosse che vi spiegherò magari meglio nel video che farò poi su Yearn Finance, finalizzato a massimizzare la rendita per te, che arrivava quasi al 95% l'anno, pochi giorni fa avevo visto, e questo ha creato un sacco di domanda anche per Ether, tra l'altro, perché impatta poi direttamente anche su Ether, e poi ovviamente cioè ha un'utilità effettiva, a patto che poi il tutto non diventi una logica circolare. Quindi quando si ottiene uno yield alto, diciamo una rendita alta, c'è da chiedersi da cosa deriva, cioè la domanda tale per cui viene reso uno yield così alto, che cos'è che la dà? Cioè non deve essere solo l'ottenere il token al fine di venderlo perché il prezzo sale, perché altrimenti è una casa di carta questa. Deve esserci una reale domanda, e il mio parere personale è che gli yield che vediamo adesso, cioè gli APY così alti, le rendite così alte, 100% annuo, non esistono, cioè non sono destinate a durare, ok? Questa è un'opinione di cui sono assolutamente convinto. Io credo che ci arriveremo ad appiattire magari intorno al 10% annuo, non lo so, che già mi sembra una buona rendita, e soprattutto sostenibile, perché lì è guidata da domanda organica e genuina, non da liquidità che ricircola finalizzata soltanto a farmare token da rivenderli fin tanto che il mercato li fa salire di prezzo, altrimenti non sta in piedi. Comunque appunto ne parleremo nei prossimi giorni di Yearn Finance. Bentornato, io ok, già letto, sono primo in questa live, merito qualche shitcoin in più, e non è così facile, non è così, bisogna sudarsele le shitcoin. Ciao Luke, bello abbronzato, sì, per quello sì, sono più nero di Bitcoin oggi. Cos'è successo? A me in sintesi 5 stop loss sui denti, a me ne è scattato uno solo oggi, tra poco tra l'altro ne parliamo delle mie posizioni, quelle speculative, solo su REN mi è scattato lo stop loss. Spero che le vacanze ti abbiano fatto recuperare energie, che qui ci vogliamo gasare, speriamo, è che è Bitcoin che deve farci recuperare energie, perché se no... Uè, così a sorpresa, ma che sorpresa, oh, ve l'ho detto, è da 2 giorni che vi scillo questo live, è colpa dell'Icnusa, troppa, Icnusa, Mirti, troppo, Vermentini, via, tutta colpa loro. È un ritraccio di onda 1, onda 2, ha ritestato il 61.8 di Fibonacci, ora non escluderei la formazione di un test spalle sull'orario. Vediamo, nel senso, io adesso, poi vi spiego, tra poco vi spiego la mia visione, però in sostanza è fondamentale l'approccio, cioè la reazione che avrà su questo livello di prezzo. Abbiamo rotto una struttura in maniera ribassista e adesso stiamo testando uno dei supporti principali, che se viene rotto anche quello, insomma, rompe una struttura anche un po' più macro, quindi il pericolo è molto molto più alto. Per favore metti un ordine buy, se no Bitcoin crasha, sì, di 1 euro, così. Prima live per me, bentornato, ciao Aldo, grazie e sono contento, benvenuto nelle nostre live e spero che apprezzerai, nuovi. Ciao Luca, bentornato, ma solo io vedo correlazione della pubblicità di Toro come segnale di dump, possibilissimo, più si spaccia euforia e più c'è il rischio dump.
Ovviamente siamo tutti all you can eat su all you can buy su sushi, giusto? Sì. Poi il risultato è questo, il grafico di sushi è bellissimo perché tra l'altro non sta trovando un bottom. Dov'è? L'ho addirittura aggiunto qua alla mia watch list perché voglio vedere come va a finire. Insomma, c'è stato un giorno di euforia, poi su Twitter non si parlava d'altro, ma è crollato nel vuoto, cioè è arrivato a perdere il... quant'è che ha perso nel giro di pochi giorni? Il 75%, grande, viva la DeFi. Bentornato, si sente benissimo, grazie mille. La mia follia, buttare 2000 euro su DOT, perso il 30%, beh, anche lì, anche DOT è stato un po' c'è stato un hype non giustificata, secondo me, perché se da un lato anche quello è un progetto interessante, cioè, porco cane, ma è arrivato cos'era, quarto, quinto per capitalizzazione. Adesso vi faccio un'onesta domanda, anzi faccio un sondaggio, facciamo così. Secondo voi, cioè, è giusta la capitalizzazione che ha Polkadot o è esagerata per quello che è? Allora, DOT merita la sua capitalizzazione oppure è troppa? Cioè, ditemi voi, troppa, giusta e mettiamo anche troppo poca. Si sa mai che c'è qualche permabull. Via, vediamo, ditemi la vostra, insomma, votate col menu a tendina sopra la chat e cliccate un po' quello che pensate e cliccate vota. Insomma, io penso che sia al momento esagerata, perché è vero, cioè nel senso, anche qui bisogna scindere le due cose, no? Prezzo e valore effettivo di un progetto. Sono in dubbio, cioè non ho il minimo dubbio che Polkadot farà grandi cose in futuro e che è un progetto con un potenziale immenso. Il tema dell'interoperabilità, il tema dello sgravare le blockchain sature è un tema bollente, fondamentale, quindi Polkadot è un buon progetto, punto, senza se, senza ma, tant'è che molti ci stanno sviluppando sopra e ci sono dei work in progress, ci sono delle teste dietro, non è vaporware, ok? Però, insomma, che cosa ha fatto di concreto Polkadot al momento? Sì, ci sono dei progetti in sviluppo, qualcuno fa qualcosa, però compariamolo ad esempio, che ne so, con le altre platform, con Ethereum per dirne una. Poi voi mi potrete dire, avreste anche ragione, sì ma allora EOS, sì ma allora Tron, sì ma allora ci sono N altre blockchain ipercapitalizzate che non meritano neanche metà della capitalizzazione che hanno, e sono d'accordo. Però io personalmente penso che al momento sia assolutamente... cioè sopravvalutato un po', ecco, diciamo così, che poi non vuol dire che sicuramente crollerà, si abbasserà e tutto quanto, perché ovviamente va a speculazione, però la speculazione predomina, ecco, questo è un po' il fatto, rispetto al valore la speculazione predomina, insomma. Quindi è questo un po' il discorso, secondo me. Prima live per me, grandissimo, benvenuto tra noi, insomma. Che ne pensi della correlazione di BTC con il Nasdaq? Allora, effettivamente, guardando i dati, sembra che ci sia una certa correlazione. Però io non ci ho mai creduto particolarmente, perché, non lo so, non mi convince. Sono due cose che non c'entrano granché, non c'entrano veramente granché l'una con l'altra. Sono due mondi diversi, quindi magari sì, quando c'è una fuga di liquidità può fuggire da entrambi i mercati, però hanno capitalizzazioni totalmente diverse, sono mercati che insomma trattano asset completamente diversi, quindi io di solito li guardo in maniera indipendente l'uno dall'altro. Che ne pensi? Ah no, ok, siamo arrivati qua. Ben ritrovato, mamma mia che montagna russa in questi giorni, altro che hot dog, sì, manca solo popcorn, ma secondo me era capace di esserci. Grande V-Chain Holder, ben ritrovato anche a te. Ethereum vive di scam, purtroppo cioè, è una brutta cosa, ma è vero. Cioè, se guardate tra l'altro i consumatori di gas maggiori, fino a qualche giorno fa c'erano due schemi Ponzi dentro, che purtroppo è veramente brutto. E sushi, sushi anche quello, ve l'ho detto, devo capirlo meglio, magari farò un video anche su quello, però devo capire meglio se ha senso oppure no, devo studiarmelo io, mea culpa. Cosa fare di DOT? Cosa fare? Dipende, perché l'hai comprato, con che orizzonte temporale, era un trade o un investimento, con che ottica vuoi investire, se fai un piano d'accumulo, se hai comprato e basta, se hai una scommessa, insomma dipende un po' da quello. Io personalmente quello che farò è aspettare che il mercato lo prezzi in maniera un po' più fair, quindi
quindi aspetterò un po' di tempo, un po' di storico, vedrò come si sviluppa il progetto e poi eventualmente pianificherò se vorrò espormi una percentuale del mio portafoglio, la dedicherò a quello e farò magari un piano d'accumulo per acquistare ogni mese, un po' come stavo facendo, come sto facendo anzi con FTT. Dico stavo perché adesso è salito ultimamente e sono quasi arrivato al mio obiettivo di avere il 2% del mio portafoglio in FTT. Magari ne parliamo dopo comunque. Quindi niente, dipende da quello, cioè non dovresti chiedere a qualcuno cosa fare con DOT, perché deve, cioè dipende da te, ecco, è un grosso errore quello di chiedere a un altro o agli altri cosa fare di una posizione che hai aperto, se aprire o no una posizione. Cioè io purtroppo quando leggo magari sui forum, nei gruppi su Facebook eccetera, nei gruppi Telegram, qualcuno che chiede: ma secondo voi è un buon momento per comprare? Ma secondo te io a che prezzo comprare Bitcoin? Cioè uno dovrebbe avere un proprio piano, perché se uno delega a un terzo l'azione, poi si innesca un meccanismo poco bello, nel senso che uno non sa bene perché l'ha fatto, poi si basa un po' sul sentito dire, è una cosa che non funziona, insomma. Allora, che fare con Bitcoin ora? Ecco, a proposito, poi ne parliamo, no? Vi dico la mia visione ovviamente sui grafici. A Tom Weiss hanno offerto $500,000 per shillare un progetto di farming, a te mai successo? Guarda, se ti dicessi la quantità di mail, di token che mi chiedono di recensire tra virgolette, robe del genere, rabbrividiresti. Ma adesso voglio avere una politica più chiara, insomma più decisa, del tipo che, perché ovviamente qualche video tra virgolette sponsorizzato, che principalmente sono i referral link degli exchange, insomma lo sapete anche voi, lo faccio, però chiaramente di un qualcosa in cui io stesso credo e che io stesso utilizzo e che conosco molto bene. Eviterei insomma di farlo su un token, su un Uniswap o robe del genere, perché poi ne va poi della reputazione della gente. Insomma, anche io seguo alcuni canali Telegram per sfizio dove sono stati shillati, adesso poi andava di moda ovviamente con la bolla della DeFi. Un'altra cosa che nasce sono i gruppi a pagamento dove ti shillano la prossima gemma DeFi, e siamo sempre lì, insomma è come un po' quando c'erano le ICO, l'ICO che farà 10 per, vieni nel nostro gruppo premium e te la dirò. Ecco, ok. Shitcoin come se piovesse. Ciao, cosa ne pensi di Bonk? Ottima, farà 10 per sicuramente. Prima live, benvenuto anche a te. Finalmente mi sono registrato, grande, grandissimo, hai superato questa barriera e sei sbarcato anche tu su Twitch. Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti, dai, ci lavoriamo su, magari in qualche anno ce la facciamo, speriamo, non si sa mai. E cosa ne pensi di NMR, Numerair, è giusto, qualcosa del genere? Ho delle memorie da secoli. Di secoli fa, non conosco bene il progetto, ti dico la verità, la coin se vuoi l'analizziamo dopo. Curioso anch'io di sapere che ne pensi. Non lo so, IOST che ne dici, è valutata la terza blockchain dopo Ethereum e EOS, da chi? Infatti, da chi chiede anche VeChain Holder, anch'io sono curioso. Un giorno realizzeremo che i BART sono all'ordine del giorno. E beh, su Bitcoin come su altri mercati, fa solo tendenza a chiamarli così, in realtà hanno il loro porco motivo. Sì, effettivamente sono delle figure, dei pattern che sono dati poi da certe dinamiche del mercato, della domanda e dell'offerta, ma come un po' tutte quei falsi movimenti, i falsi break, i failure swing, tutte quelle cacce alla liquidità. Insomma, sono all'ordine del giorno. Dici che è il momento per incrementare con moderazione le posizioni? Il BART me lo sono tirato un mese fa, comunque sto incassando meglio di quanto pensassi il mio primo dump. Sono ancora in gain, ma mi ha dato una bella botta. Ecco, allora qui c'è un primo errore, ovvero il chiedere se secondo me è il momento di incrementare le posizioni, perché io non so il perché tu l'hai fatto, ok? Quindi come mai tu vorresti incrementare le posizioni? Qual è il tuo orizzonte temporale? Qual è la tua tolleranza al rischio? Come hai strutturato
il tuo portafoglio, insomma, sono cose che devi fare tu, devi sapere tu. Il mio scopo non è infatti dire cosa fare, quando entrare o quando uscire, anche quando condivido le mie posizioni, io mi auguro veramente tanto che non venga preso come un segnale di trading, perché non è un segnale di trading, ok? È solo allo scopo di, con la massima trasparenza, dire quello che io penso sul mercato e trasmettere quella che è la mia strategia, no? Se mi seguite, sapete anche che io strutturo il portafoglio in un certo modo, non faccio solo trade alla cieca, ma c'è una parte in holding, strutturata in percentuali, una percentuale sulle cripto, una percentuale sul resto, ogni mese ribilancio in cripto, ogni 3 mesi ribilancio il totale, e poi c'è una piccola parte, piccola, perché è giusto che sia così per me, per la mia, per il mio concetto di rischio, insomma, che ho, dedicata al trading speculativo, e vi condivido un po' le posizioni con i loro perché, i loro per come, con il livello di rischio, il capitale a rischio, eccetera eccetera. È importante mettere insieme tutto questo, quindi mi raccomando, facciamo quello sforzino in più, che è vero, uno vorrebbe semplicemente dire: sa, da oggi inizio a fare trading, imparo un po' di analisi tecnica, entro, esco e guadagnerò qualcosa, ma solo così non si arriva da nessuna parte, perché manca poi tutte le fondamenta, che sono la gestione del rischio, la gestione del capitale e del portafoglio. Quindi alla lunga non avremo vita lunga, insomma, ci può andare bene per un po' che becchiamo qualche trade a fila, ci sentiamo dei fenomeni, è la cosa peggiore che ci possa capitare, perché poi facciamo un errore e quell'errore ci ranza via tutto quello che abbiamo fatto. Allora, detto questo, comunque tra poco condividerò la mia visione su Bitcoin, insomma. Sushi, gem e popcorn, faccio un minestrone, sì, più o meno sì. Maglietta bianca resa incondizionata, sì, è una bandiera bianca questo. Tra l'altro qualcuno mi ha chiesto se avevo la mia sfera di cristallo prima, eccola. Tra l'altro tra poco, attenzione, non staccate, perché tra poco arriva il momento Crystal Ball. La Crystal Ball ci dirà se Sushi pomperà oppure no. Quindi stay tuned. Intanto l'appoggio qui. Quali sono a tuo avviso le monete su cui puntare su questo mese? Bella domanda anche questa. In realtà io non sto a seguire particolari monete che secondo me esploderanno. Seguo alcune, adesso ecco, magari vediamo alcune le posizioni che sto seguendo e come le sto gestendo, perché io punto magari a fare qualche trade speculativo, quello sì, però non ho intenzione di cercare il prossimo 5x e robe del genere. Ciao Luca, ti seguo da inizio 2018, ma questa è la mia prima live. Grande, 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 mi fa piacere. Cosa ne pensi della correlazione tra future di BTC e CME? Guarda, in realtà è una cosa che mi stuzzica un sacco, perché anche i discorsi dei gap, no? A me sembra sempre una cagata pazzesca quella dei gap, e lo penso tuttora, che va sempre a fillare i gap, no? Però poi va a finire che lo fa, spesso e volentieri lo fa, è impressionante. E il discorso comunque dell'analizzare il CME non è affatto una cosa stupida, perché comunque si va ad analizzare i movimenti degli istituzionali, chiamiamoli pure così, dei grossi capitali, dei fondi di investimento, che ovviamente operano tramite questi intermediari, questi broker, perché ovviamente devono fare così per motivi fiscali, per motivi magari di trasparenza, per gestione del loro capitale, trasparenza appunto in questo, che devono dichiarare quanto hanno agli investitori. E quindi è assolutamente valido, soprattutto nell'ottica di analizzare i volumi, di vedere quando se ne muovono di più l'open interest in un certo momento, la reazione con i livelli di prezzo, e magari si riesce a vedere qualche traccia di accumulazione o di distribuzione, quindi è assolutamente utile. Cosa ne pensi invece di Storge? Non conosco, mi spiace, ma una cosa che si chiama Sushi, sinceramente non vale nemmeno la pena studiarla, e Binance poi è lista ste vaccate, scaduti proprio. Guarda, Binance io da un lato lo capisco, perché se io fossi CZ, cioè chi, un manager di un exchange, il proprietario di un exchange, se so che c'è un trend, ok, cerco di scremare un po', però ovviamente Yuan Finance l'avrei listato anch'io. Sushi non lo so, a dir la verità, però ha fatto dei volumi fuori dal normale, cioè i primi giorni si parlava di 20.000 bitcoin di volume in un giorno. Ovviamente Binance e gli exchange guadagnano sui volumi, quindi devono cercare di soppesare quel limite, il confine, di non varcare il confine tra sputtanarsi,
in sostanza e comunque continuare a guadagnarci, quindi non lo so, da un lato lo capisco, dall'altro non lo so. Arthur che ti fa lezione però è bellissimo, sì, Arthur è il numero uno, tra l'altro su Twitter ultimamente non ha fatto altro che shillare delle shitcoin DeFi Arthur, quindi è veramente fantastico. Ciao, bentornato, buon pomeriggio, bentornato, grazie mille ragazzi, vi ringrazio proprio per questa accoglienza calorosa. Ciao, buon pomeriggio e bentornato, grazie anche a te. Io investo su Bitcoin a lungo termine, in queste giornate di ribassi accumulo con piacere, questa è una strategia, l'importante ovviamente è che si abbia un piano, ok? Sì, ok, capisco il trend, ma perché... bravo, ecco, un'altra domanda che mi facevo era proprio quella. Perché non delistano Ethereum Classic che subisce un 51% attack al mese? E insomma è vero, cioè, non c'è niente da aggiungere. Ethereum Classic tra l'altro cos'è? È capitalizzata quanto? Cioè uno sproposito assolutamente, è forse in top 20 addirittura, veramente non ha nessun senso. Hai visto il Fear and Greed Index da 79 a 40 in un giorno? Per quanto mi riguarda, vendere quando in Extreme Greed, comprare in Fear. Guarda, non conosco questo indice, non so bene su cosa si basa, sarà una sorta di un simile RSI forse, un qualcosa del genere. Non l'ho mai seguito, quindi non ti posso dire niente. Cosa ne pensi della correlazione col Nasdaq? Ne abbiamo parlato prima, non lo trovo niente di particolare. E se non te ne liberi, alcune ti rimangono sul groppone. Se si parla di altcoins è vero, perché stavo giusto parlando qualche giorno fa con per qualche messaggio privato, ogni tanto rispondo e mi arriva di Sushi per l'appunto, che si diceva, ma guarda, c'era questo grafico pieno di storico, oserei dire, eravamo in questo punto qui, ok, ma se ne parla molto, è calato tantissimo di prezzo, vale la metà di qualche giorno fa, non può scendere di più, più basso di così, e poi invece ha fatto un altro bel meno 60% dai minimi, quindi attenzione, cioè questo dare per scontato che una cosa che magari scende poi deve risalire in qualche modo è sbagliato, quindi attenzione che a volte è meglio vendere in perdita, bisogna avere un piano, ok? Bisogna avere il proprio stop loss e un piano in qualsiasi situazione, quindi sapere cosa si sta facendo, e a volte questo piano deve includere la possibilità di vendere in perdita. Se è un approccio speculativo è fondamentale avere il proprio stop loss, perché è meglio vendere in perdita e magari poi vederlo rimbalzare, a volte succede, ti incazzi e poi vabbè dici amen, fa parte del gioco, piuttosto che vedere il prezzo calare in continuazione e dire no, perché no, non rimbalzi, io mi aspettavo che rimbalzasse dopo una svendita così, e te ogni giorno sei lì che perdi e inoltre vai a rischiare di più di quanto previsto ed è un dramma, un disastro. Bentornato Luca, ti seguo dalla macchina, grandissimo, mi fa un sacco piacere. Ciao ragazzi, purtroppo sto lavorando ma seguirò sul tubo. Luca, sei mancato troppo, grande, tra poco infatti lo riposto anche sul tubazzo. Cosa ne pensi di Polkadot? Ecco, ne abbiamo già parlato un po', insomma Polkadot è assolutamente interessante, è da seguire, va seguito, punto, quindi seguite negli sviluppi, ve lo raccomando assolutamente, perché è un trend, sarà un trend, un progetto veramente con un futuro, c'è un ecosistema intorno, quindi seguitelo, ma scindere prezzo e valore, questa è un'altra cosa super fondamentale. Ciao, bentornato, mi dici la tua su Ocean? Allora, se non erro, quando avevo fatto il video su Polkadot avevo visto che Ocean Protocol è un protocollo di file storage, se non sbaglio, su Polkadot per l'appunto, però è tutto quello che so, quindi purtroppo non vi posso aiutare. DeFi e token su Ether, costi gas alle stelle, praticamente inutilizzabili. Guarda, non parlarmi di gas su Ether perché ho avuto un'esperienza pessima. Se mi seguite da prima delle ferie sapete che avevo lanciato tutto gasato questo progetto su TokenSats, che è il mio, chiamiamolo, fondo tokenizzato, dove insomma io seguo una strategia e in sostanza la condivido con chi vuole partecipare tramite
token sets. In sostanza, io cioè, dicendolo in nella maniera pratica, questa è la strategia con gli ingressi e le uscite, una variante di quella che si basa sulla pendenza delle medie mobili. E avevo iniziato a fine luglio, che avevo il segnale long, si basa su due time frame, 6 ore e un giorno, uno veloce e uno lento. E in sostanza il time frame di breve, 6 ore, mi dà un primo segnale di esposizione iniziale al 50%, quindi faccio 50 bitcoin e 50 stable, e poi quando c'è la conferma sul time frame giornaliero mi espongo 100% bitcoin. Quando invece c'è il segnale di chiusura esco totalmente in stable. E quindi questo è quello che ho fatto. Perché vi sto parlando di questo? Perché ovviamente ribilanciare il set costa gas fees, ok? A carico mio, a carico del trader. Quindi io siamo arrivati fino a qua, che era arrivato poi il segnale sul grafico di passare in stable. E infatti ho fatto il ribilanciamento da parallelo a Bitcoin a stable, e infatti è rimasto piatto. E poi sono rimasto piatto perché, nonostante, se vedete, qualche giorno fa, l'1 settembre alle 2 di notte era arrivato il segnale di esposizione 50-50, quindi avrei dovuto ribilanciare 50% BTC, 50% CUSDC, ma sapete quanto mi sarebbe costato in gas? In gas, $600, più di 2 Ether di gas e basta, per lanciare la transazione. È veramente incredibile come cosa. E ovviamente sul wallet qui non avevo $400 di Ether, ho detto basteranno per avviare la transazione. Non si è avviato il rebalance, che col senno di poi meglio, perché come vedete poco dopo sarebbe arrivata la chiusura del segnale veloce, e quindi da 50-50 a 100-0 in stable, e ci sarebbe stata una leggera perdita, insomma, del che cos'è, vediamo di quanto sarebbe stata, del 3%, che ovviamente è meglio del dump totale, perché poi come vedete tra l'altro il 3% diviso 2, perché era un'esposizione 50-50, quindi 1,5%, perché come vedete sul time frame lungo, sul daily, la conferma non è mai arrivata e quindi non mi sarei mai esposto al 100%. E tuttavia qua mi sarebbe partiti altri $600 di gas fees, quindi avrei speso praticamente $1,200 di gas fees per fare due rebalance, cioè veramente una cosa senza senso. E quindi non l'ho fatto, e meglio così col senno di poi, perché poi ha dumpato a dovere, appunto avrei dovuto fare l'altro rebalance. Adesso stiamo a vedere quando arriva il segnale di long, adesso che sono calato un po' le gas fees, magari farò partirà il rebalance, sempre che non costi troppo e che non ho abbastanza Ether nel wallet. In ogni caso, adesso token sets purtroppo ha questa debolezza del avere un protocollo un po' vecchio, e quindi che costa parecchio gas, sia per comprare e vendere il set, sia per me per ribilanciare. Quindi tra poco uscirà la versione 2, si parla di settimane, mi hanno detto gli sviluppatori, e quindi riproporrò il medesimo set sulla versione 2. Per il momento lo metterei in pausa, quindi vi direi di non comprarlo, nonostante magari qualcuno lo segue, sia interessato, e di aspettare l'uscita della versione 2. Adesso, non appena arriva il segnale di rebalance, che se riprenderà il uptrend Bitcoin, io ribilancerò ovviamente a 100% WBTC quando sarà ora. Nel frattempo comunque sta farmando il suo interesse, perché è come se fosse su Compound, quindi è un po' in profitto lo stesso. E quando ripartirà l'uptrend io ribilancerò in WBTC, così potrete vendere il set in WBTC con poche fees, con meno di $10 di fees, e poi passare alla versione 2 tutti insieme, finalmente con meno fees e più funzionalità. Quindi è un progetto freeze, quindi un po' fermo, ma non morto, ovviamente, mi raccomando, sul pezzo anche con questo, perché è una cosa a cui tengo veramente un sacco. Allora ragazzi, io vi direi che adesso andiamo a fare un po' di analisi di BTC, perché altrimenti qua mi perdo veramente un sacco. Allora, andiamo a vedere i grafici. Partiamo con i grafici, perché da quant'è? Da 45 minuti, sì, poi mi insultate giustamente. Allora, Bitcoin, partiamo direttamente al sodo. Allora, qual è la struttura che è stata violata, quali sono i movimenti interessanti e qual è il quadro attuale? Riassumiamo il tutto in questo, anche perché nei giorni scorsi non è successo nulla di particolarmente interessante. A parte, allora, i momenti salienti sono stati questo qui,
che era il 17 di agosto, quindi tempo addietro, c'ero ancora, e il falso break in sostanza. Siamo andati a pescare liquidità sopra i massimi, vi ricordate, avevamo creato questo canale ascendente, questo uptrend channel, che è culminato con un falso break. Questo era il picco di liquidità in cui ci trovavamo, che era l'high assoluto, è stato rotto e poi l'offerta ha riportato sotto, quindi questo è un falso break a tutti gli effetti. Dopodiché il falso break è andato oltre, cioè ha fatto uno step in più, è arrivato a far perdere il range high, che era questo, cioè il top della chiusura giornaliera del range che parte da qui e culmina qui, questo è il range in questione, ok, teniamolo, e vedete, breakdown, retest, bam, altro breakdown, perdita del canale. Anche se per me i canali e le trend lines non sono così significative, però perdita della trend line, retest quasi, guardate questa se la prolunghiamo arriva lì, retest e altro dump. Questo retest può essere visto come un altro retest del range high, tra l'altro, che è un po' una confluenza di due cose, la trend line e il range high. E altro dump, vedete la predominanza dell'offerta, guardate, offerta, guardate i volumi, che si mangiano completamente la domanda. Qui c'era ancora un po' di domanda data da questa shadow, tuttavia c'era un po' di dubbio perché la shadow era grossa come il body, eravamo ancora all'interno del canale, quindi c'era ancora tempo per la domanda per reagire, mangiarsi la candela di offerta e ribaltare un po' la situazione. Non è accaduto, follow up dell'offerta di nuovo con volumi superiori alla domanda, che quello che è riuscita a fare è stato stabilizzare un po', e poi la fuoriuscita definitiva dal canale, poi di nuovo un tentativo goffissimo da parte della domanda di recuperare il prezzo con volumi insignificanti, e poi arriva ancora il sell off in corrispondenza appunto del range high, che diventa a tutti gli effetti una resistenza. Sell off con volumi alti e un pelino di domanda che si presenta intorno agli 11.200, che è un livello di supporto intraday che l'avevamo individuato in quest'area, i supporti intraday intorno agli 11.300, più o meno $500 circa, e era dato, se vi ricordate, appunto da dei livelli di supporto e resistenza sul time frame delle 4 ore. Quindi anche qui c'è stato un nuovo tentativo, sempre goffo, della domanda di riportarci al range high, un falso break di nuovo del range high, guardate, break il giorno dopo subito perso, quindi abbiamo uno falso break, due falsi break, più si inanellano dei falsi break, più la potenza dell'offerta aumenta, perché va a sfruttare le posizioni in leva, long, per liquidarle tutte, fillare i suoi short e incrementare la posizione. Quindi significa che se qua le posizioni, cioè i sellers erano interessati a spingere, qui si sono interessati ancora di più a spingere, hanno incrementato le loro posizioni short e hanno portato in basso il mercato. E poi c'è stato il grande dump che ha rotto la struttura di range, vedete questa che abbiamo visto. La perdita del range low, come prevedibile, lasciatemi dire, ne avevamo parlato anche in tutte le analisi precedenti, ha innescato turbolenza. Cosa può succedere quando perdi un livello così importante? Turbolenza, non sai bene come andrà a finire la cosa, sai sicuramente che ci saranno volumi e ci sarà volatilità, ed è proprio quello che è accaduto. Ahimè, la conclusione è stata a favore totale dell'offerta, si è chiusa una candelona pienissima rossa con volumi altissimi, massimi fino alla candela del 27 luglio, quindi parliamo veramente di volumi altissimi, e la perdita conclamata del range low, perché abbiamo chiuso molto distanti dal livello di range low, abbiamo chiuso qui come vedete, quindi c'è un segno fortissimo di volontà di perdere quel livello, e siamo arrivati ad atterrare in queste due famigerate aree dove io avevo lasciato il mio long aperto di cui vi parlavo prima. Che cosa dà significatività a queste due aree e quali scenari si possono presentare ai nostri occhi da lì? Allora, ho cancellato un po' di sporcizia e andiamo a vedere. Allora, l'entry area 1 è nata da una zona di liquidità storica che inizia da qui, quindi da febbraio, insomma, da tempo addietro, e termina, vedete, su questo top molto puntiforme, quindi diventa un livello importantissimo, e in sostanza questa è la prima area di liquidità.
Domanda offerta è da vedere. Per adesso è bilanciata, non si sta comportando benissimo, devo dire, non mi sta piacendo granché. C'è da vedere ovviamente i prossimi giorni, nei momenti di equilibrio, c'è da vedere poi lo squilibrio a favore di chi va. Poi abbiamo l'entry area 2, che avevo chiamato ritracciamento flash dump, perché insomma è un po' più giù della 1, quindi ho detto, bah, se proprio vai a liquidare tutti quanti, andiamo a pescare anche da lì, sperando che sia un flash dump, quindi sperando in un rimbalzone. E dove va a finire? Va a finire sul vecchio range high, questo, ve lo ricordate? Il nostro range storico di cui abbiamo parlato per mesi, da maggio a luglio, per l'appunto, questo range dove andavamo a gravitare appunto in quel periodo lì. Ecco, il range high di questo range, di questo intervallo orizzontale, è proprio il secondo supporto sul quale andare a tracciare l'area d'ingresso, di eventuale ingresso. Quindi questa era la mia entry area, è stata la mia entry area, perché adesso sono esposto R long. E allora adesso andiamo a capire quali sono i possibili scenari e come gestisco questa posizione. Allora, l'invalidazione, ovvero il mio stop loss, si trova sotto i 9500, che è più o meno qui. Per quale motivo? Allora, perché innanzitutto abbiamo, è un livello di significatività storica che è perdurata abbastanza, e poi abbiamo questo clusterino qua. Più recente, ci vuole anche la conferma più recente, perché basarsi solo sui livelli storicissimi a volte lascia il tempo che trova, quindi la conferma più recente ci sta. Questo clusterino, che è anche più o meno il range middle di questo appunto livello, non è proprio il range middle, è un po' più su, però insomma è il discorso è, io voglio uscire dalla posizione se rientriamo dentro al range, ok? Quindi se perdiamo il range high sarebbe l'idea, però ovviamente non è che lo metto subito qua, perché altrimenti mi viene sbranato, divorato il mio stop, faccio la fine di quelli che vengono liquidati, lo devo mettere un po' più in basso. Allora qua c'è sicuramente un clusterino di liquidità, lo vado a mettere qua sotto, quindi 9.470, non mi ricordo neanche dove l'ho messo, un po' sotto ai 9.500, ok? Quindi sotto a questo costrutto qua di cluster. L'idea è che appunto se rientriamo dentro a questo range andiamo a perdere completamente questo movimento, che si conferma un BART per l'appunto, un falso break, una caccia alla liquidità, una deviation a tutti gli effetti, che è quel pattern che prevede una resistenza, un movimento prima, poi la rompi, peschi liquidità e torni giù. Può essere così, può essere così molto breve, può essere puntiforme, insomma è un falso movimento, un falso break finalizzato soltanto a distribuire sopra di esso. Quindi in questo caso avremmo avuto range, questo range, breakout, altro range e poi breakdown e ritorno al vecchio range. Questo è un costrutto bearish sul breve, perché il macro poi rimane volendo ancora rialzista, però è molto a rischio, perché il macro, cioè tutto il quadro complessivo, per me inizierebbe a incrinarsi gravemente con la perdita di questo range low. Quindi se scendiamo sotto gli 8500 c'è veramente un rischio enorme di andare a invertire il trend primario e quindi di ritornare in un mercato che fa molta molta fatica e rischia di farci aspettare molto tempo a vedere i nuovi massimi. Quindi adesso vi ho fatto uno scenario un po' apocalittico, cancelliamo un po' di cose, ok. Questo era lo scenario bearish per l'appunto, quindi che adesso magari ci muoviamo un po' qui, magari facciamo un falso break qua e poi ritorniamo in basso, facciamo un'altra leg down. Ecco, un'altra leg down per me significa scenario bearish. Con buona probabilità mi salterebbe lo stop loss, ritorniamo nel range, quindi ritorniamo a tenere questi livelli come riferimenti, forti di un costrutto di top che ci grava sulla testa e che ahimè contiene molta pressione in vendita, quindi c'è da assorbire tutto questo prima di continuare un eventuale mercato rialzista. Capite che aggiungiamo tanto peso sulle spalle di un movimento che già sta facendo fatiche, quindi rischiamo veramente di allungare i tempi nel migliore dei casi. Scenario bullish invece, quindi chi non ha aperto un long e lo vuole fare a tutti i costi, conviene magari, se uno è cauto, aspettare il reclaim. Qua c'è un setup che è veramente chiaro, secondo me, veramente discretamente semplice da eseguire, che è il reclaim di questo range low, ok? Nel caso in cui il prezzo dovesse ritornare a salire qua sopra, fare quindi una
una V, ok, un falso breakdown in questo caso diventerebbe. Allora, ottimo, se recuperiamo questo range low che nasce da questo clusterino qua, vi ricordo, e funge da pool di domanda per tutta la durata del range, ad eccezione della sua violazione, allora, caspita, sì, long ci sta tutto il long sul retest con stop loss nel caso di altra perdita, ovviamente, del range stesso. Lo scenario di invalidazione è quello. E direi che questo è quanto su Bitcoin. Poi se avete altre domande, mi raccomando, fatemele, però la mia visione è un po' questa qui. Io al momento sono long con stop loss qua sotto e magari se dovessimo andare a dare un colpo di reni non troppo convinto, quindi andare a cozzare qui contro senza superarlo subito, farei un primo take profit quantomeno da escludere il rischio, perché con una lateralizzazione qua il rischio di leg down è molto molto alto. Io la posizione che ho aperto qui, lo scenario che avevo in testa, era proprio di pesca di liquidità e subito rientro, idealmente con una shadow che culminava proprio qui e poi riassorbiva e magari chiudeva la candela qua sopra. Ecco, quello mi avrebbe convinto della giustezza, della correttezza della mia posizione. Tuttavia, quello che sta accadendo, ovvero la lateralizzazione in quest'area che dovrebbe invece innescare domanda, mi fa storcere un po' il naso e quindi mi metto sulla difensiva. Ecco, questa è un po' la mia idea. Andiamo a vedere adesso le principali altcoins, nonché le mie posizioni. Allora, andando in ordine alfabetico, abbiamo in realtà Atom. Perché? Ecco, qui mi sono scritto due regole, di cui una l'ho violata ogni tanto, cioè anzi molto spesso commetto qualche errore da principiante, perché alla fine l'emotività si fa vedere. In sostanza, io avevo aperto una posizione su Atom qua, ok, basata su questa area che era un cluster intermedio settimanale, insomma ne abbiamo parlato, con lo stop loss qui sotto a violazione dello stesso. Quindi l'idea era proprio di pescare liquidità e continuare l'uptrend, e l'invalidazione sarebbe stata di andare a fare un lower low, quindi di assorbire il breakout e quant'altro. Benissimo, sono entrato da programma, lo stop loss rimane qui. Tuttavia, cosa è successo? Ha fatto un pump in un giorno di cos'era? Del 30%, e io non ho fatto take profit, sono un pirla, ok? Sono stato un pirla, perché dopo un pump insane come quello, un take profit è dovutissimo, sono stato un pirla e quindi mi sono fatto prendere dall'avidità e adesso ne pago lo scotto, perché c'è stato un riassorbimento totale di quel pump lì. Adesso siamo ritornati praticamente alla condizione iniziale e la mia posizione rimane aperta, perché la struttura è sempre valida. Questa è una gigantesca anomalia non bellissima, però lascio aperta la posizione, va bene? Quindi questa è la mia posizione su Atom, che rimane tale quale a prima. Poi abbiamo BNB, che di nuovo illude, maledetta BNB. Ho detto sì, finalmente ha rotto a rialzo questo range famigerato che era dato da quest'area di liquidità, e dai che innesca l'uptrend e via, si vola, eccetera. Poi invece, bam, falso break subito dopo. E di nuovo è andato ad approcciare quello che è stato il mio entry per la 64esima volta e la mia posizione non cambia. Anche in questo caso siamo praticamente tornati ad avere un gain nullo. Qualcuno mi dirà, pirla, anche qua potevi fare un take profit a range high. Sì, ma in realtà qua sono più contento di quello che ho fatto, sono più convinto, perché comunque lo stop loss è sotto i minimi, quindi è largo. Un take profit qui non mi avrebbe assolutamente cambiato l'esistenza, e questo era un trade che puntava di più a un movimento più lungo, ok? Non soltanto a uno spike momentaneo, e quindi va benissimo così, rimane tale quale la posizione. Poi abbiamo Ether. Il nostro Ether che ci fa sognare, ma ci fa anche fare gli incubi. E anche qua non è cambiato nulla, perché sostanzialmente lo stop profit a questo punto, per fortunatamente, lo avevo posizionato qua sotto. Ok, la regola è che quando fa un higher high lo vado a posizionare sul low precedente. Qua ne ha fatto uno qua, però comunque questo low, cioè erano due high molto vicini, quindi non l'ho considerato uno swing completo, diciamo. Il successivo sì, e ho deciso di tenere come livello di trailing stop questo low qua, quindi 0,032 circa, e rimane lì il mio stop. Così, perché ecco, una cosa che io odierei è farmi mangiare lo stop in queste giornate e poi dopo vedere che il mercato riassorbe e riparte.
Ho detto prima che è meglio quello che fare il bag holder ed è assolutamente vero. Scusate, sta impazzendo, ok? Ed è assolutamente vero, però non bisogna neanche farsi fregare dal lato opposto, quindi farsi, cioè dare proprio gli stop in pasto al mercato. Quindi tenerlo troppo stretto su una posizione che vuole essere trend follower, io di solito tendo ad evitarlo, ecco. Quindi Ethereum, che dire, è in una situazione non bellissima, perché aveva questa zona, questa qua, tra 0,036 e 0,038, l'abbiamo evidenziata anche nelle scorse analisi, se vi ricordate. Vedete che roba qua, è importantissimo quello che accadrà qui, perché è un po' l'ultimo baluardo dei bears, dei sellers. Vedete qua, già c'è tantissima liquidità in offerta e ce lo sta anche dimostrando, perché abbiamo provato a bucarla e siamo stati repressi completamente, ma il riuscire a penetrare 0,041, quest'ultimo livello qui, quindi a proiettarci qua sopra, cioè aprirebbe veramente le porte a una leg up con potenziale fino a 0,055, quindi un notevole movimento che sarebbe, cioè, un peccato perderselo, a dire la verità. Quindi bisogna sempre pesare i pro e i contro. Come vedete, sul settimanale si è formato un range all'interno di questo intervallo, quindi tra 0,0335 e 0,036, e pertanto si può agire in questo modo. Se uno sta seguendo la situazione attuale, la prima violazione di un livello può essere considerato un possibile entry su time frames minori, ovviamente. Per un entry trend follower, quindi un po' più a larga veduta, bisogna tenere in considerazione che qua già c'è tanta liquidità, quindi attenzione a non fare entry prematuri, che magari poi c'è un altro falso break. Qua dentro il rischio è molto alto, quindi sì, magari per trade di breve, ma non lo farei per trade più lungimiranti. Al contrario, un breakdown da questo livello, dal range low, e magari con conferma di 0,0318, quest'altro supporto, potrebbe invogliare a shortare gli speculatori per un'eventuale altra leg down con target 0,028 circa, a grandi linee, ok? Questo è un po' il discorso. Poi, cos'altro abbiamo? Torniamo sul daily e andiamo avanti con... Allora, FTT, gioie e dolori anche lui, che è ritornato nei suoi 3 dollari e qualcosa, aveva pompato fino a 4 e oltre, poi è tornato giù. Questa è la mia parte di holding, diciamo, un investimento sul lungo termine. Poi, cosa abbiamo? REN, eccolo, REN invece mi è saltato lo stop perché era qua. Quindi mi era già saltato ieri, a dire la verità ero già pronto a incazzarmi, perché ho detto, boh, bravo, vedi, hai fatto il pirla di nuovo, ti sei fatto mangiare lo stop. Però poi in realtà è stata una prosecuzione ribassista, non era un granché. Quando vedo di solito un higher high subito negato, ok, vedete qua c'è l'high dello scorso, cioè il top, ok, abbiamo il top, poi lateralizziamo un po', break con higher high, immediatamente negato e riportato sotto, prezzo riportato sotto. Ecco, quello è un segno che l'offerta non c'ha voglia tanto di lasciar passare il prezzo, e quindi indebolimento del trend. Poi c'è stato il dump, un follow up, oggi un altro follow up e mi è saltato lo stop. Vediamo un po' che succede. Sono fuori da REN. La posizione è andata bene perché il mio entry era in quest'area, se vi ricordate l'abbiamo seguita insieme nel tempo. Lo stop loss era all'incirca qua sotto e quindi il risultato era un più 4R, una roba del genere. Quindi molto bene, contentissimo di REN. Basta. Queste sono tutte le mie posizioni, perché non ne ho altre, ho aggiunto qualche shitcoin, come vedete, da seguire, tra cui Sushi, e basta. Andiamo, direi che adesso potrei rispondere a qualche vostra domanda sulle altcoins, che ne dite, però prima vorrei farvi un'altra domanda, facciamo un altro sondaggione. Allora, innanzitutto dite in 32 che DOT ha troppa capitalizzazione, in 8 troppo poca, in 22 che è giusta. Rispetto a tutte le opinioni, magari ho torto io, la mia ve l'ho detta, insomma, a me piace dirvi quello che penso. Altro sondaggio per voi. Domanda bollente: quanto siete esposti in altcoins al momento? Sapete che io voglio sempre sapere tutto, eh? Allora facciamo 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100.
Ovviamente arrotondato per difetto, cioè se siete 80 mettete il bottom, insomma, 60-80, va bene, ci siamo capiti. Via, 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 dai, ditemelo, ditemelo, fate coming out del vostro portafoglio, sono assolutamente interessato. Allora, vediamo, vediamo, vediamo cosa abbiamo qua. Altre domande, altre domande. Allora ci illumini su Tezos Bitcoin. Andiamo a vedere Tezos Bitcoin. Andiamolo a vedere subito. Allora, dove sei, dove sei, dove sei? Qua. Ecco, Tezos Bitcoin è curioso perché sta facendo un range enorme, gigante, che adesso andiamo a rivedere per bene. Allora, cancelliamo un po' di schifezze. Ma per un attimo vi è andato via lo streaming, perché prima ho girato qua, ho visto... solo a me si era fermata la live. No, infatti, me ne sono accorto anch'io. Non so che cosa caspita sia successo. Spero solo che non mi abbia splittato il file, perché altrimenti divento matto a metterlo su YouTube e mi viene già male a pensarlo. Aiuto. E comunque, boh, probabilmente un blackout. In ogni caso, vi dicevo, Tezos Bitcoin, scusate, mega range. Con, andiamo a vedere il settimanale. Quando vedo questi movimenti tutto sommato costretti, io guardo i livelli settimanali di solito e li individuo lì. Allora abbiamo un range low volendo qua 2454, poi abbiamo un cluster intermedio a metà in zona 2774, un range middle pulito a 3030 così, e poi abbiamo il range high a 3600, dai, 3594 non si può sentire, facciamo 3600, basta, questi sono i livelli settimanali. Poi, andando un po' più nel profondo, sul daily, scopriamo qualche altro livellino, tipo, allora, cosa abbiamo qua? Abbiamo 3791, che è un double top per il momento, 1 e 1, 2, quindi una resistenza. Il top assoluto, che è a 4075. E poi, cos'è quest'altro giallo? A 3030 era il range middle, quindi basta, abbiamo soltanto questi livelli qua. Quindi, al momento, per farla breve, questi sono i livelli da tenere d'occhio, perché la violazione di questi livelli, in particolare, beh, la navigazione qui sotto implica un breakdown da un range del genere, quindi, insomma, non benissimo, oserei dire. Tra l'altro, se prolunghiamo questo range low, insomma, va anche a corrispondere con questo top, quindi è un livello da non sottovalutare, oserei dire, e quindi occhio, cioè se scende qua sotto non è che mi viene tutta sta voglia di andare long, a meno che ovviamente non faccio una deviation e ritorni, quelli sono i classici setup da falsi movimenti, però si possono solo capire col senno di poi, non improvvisare, perché altrimenti il rischio è di mettere un buy, un limit buy qua e lui ti dumpa e poi continua a dumpare e tu fai il bag holder. No, non bisogna. Poi, cos'altro abbiamo? Ecco, volendo qualche segno di recupero, di supporti all'interno del range, che mi fa ben sperare che abbia voglia di completare un altro swing verso il range high. Quindi, innanzitutto, l'approccio con i 2780, il clusterino intermedio. Quindi, se mi fa un saltino così, un tac-tac, allora potrebbe essere interessante valutare un long, anche se mi va a approcciare il range middle, quindi se mi va a fare anche così, magari potrei fare un compounding long, una parte qua e una parte qua, nel caso in cui mi faccia un movimento di questo tipo, insomma potrebbe essere un'idea, con target però range high, fin tanto che non viene rotto. Qualora invece dovesse venire rotto il range high, allora vabbè, qua si parte con la price discovery, si va verso nuovi livelli di prezzo e si segue trend follower. Questa è un po' una visione su Tezos. Al momento io non lo sto seguendo per prendere posizioni, perché non lo so, perché non sono quei setup che mi garbino particolarmente, però se vedo un po' di vigore, se vedo un po' di domanda all'interno del range, potrei iniziarlo a valutare. Vediamo, insomma, lo posticipiamo un attimino. Si è verificato un errore di rete, ecco, ci risiamo. Ma avete anche voi, vi ha saltato, immagino, cioè, ci risiamo, eh? Oggi vuole abbastanza mettersi di traverso Twitch, ok, forse siamo di nuovo live, ci siamo, è ora di buttare. A me tutto a posto, si ho refresciato, esatto, refresciate se non vi funziona.
Ok, ci siamo ancora. Qualche ultima domanda prima di salutarci. Allora, dai un'occhiata anche a Dot, diamo un'occhiata anche a Dot, nonostante, insomma, non ci siano tutti sti dati. Andiamo a vedere Dot che cosa ci dice. Allora, abbiamo Dot dollaro che qua è su FTX, non dice praticamente nulla. Allora, abbiamo qua un primo supportino, però c'è uno, vedete, quello che dicevo prima su Polkadot è che lo storico è talmente breve che rende difficile l'analisi del grafico, l'analisi del prezzo. Quindi io, cioè, quello che ho intenzione di fare proprio per questo è aspettare uno storico un po' più lungo, almeno di un po' di mesi, per farmi capire dove si assesta, dove si creano aree di accumulazione, dove, cioè che struttura si crea. Con dei dati così, sulle 4 ore, così sul giornaliero, non si arriva praticamente da nessuna parte, in particolare se poi andiamo a vedere Dot Bitcoin, che è solo su Binance, cioè non ci dice nulla, ci dice solo un impulso, una leg up, tac, così, un po' di apparente distribuzione, un breakdown, ma che al momento è di poco, cioè dura da poco. C'è da vedere come evolve tutto quanto, quindi demanderei a più avanti l'analisi di Polkadot, insomma. Siamo resuscitati, bene, ci siamo, dai, intanto vi ha fatto scappare tutti, neanche forse in Sardegna, ma che rete. Infatti, no, allucinante. Puoi dare un'occhiata a Sand? Molto volentieri. Andiamo a dare un'occhiata a Sand Bitcoin. Allora, Sand sta lateralizzando, insomma, in un come si chiama? In un range dopo un impulso rialzista iniziale, quindi anche qua ancora niente di fatto, ci sono solo questi livelli. Anche qui siamo veramente in una fase in cui è difficile dare un fair price al token. Anche qua si parla di un progetto estremamente interessante, ma con uno storico breve, insomma, sapete un po' come la penso. Abbiamo un range high, range low e range middle, se vogliamo. Il clusterino a 500 sat, 652 e 376. Il primo di questi livelli che verrà violato imprimerà magari un movimento, violazione a ribasso downtrend, recupero target range high, breakout del range high, trend follower rialzista. Ok, allora, aggiornata la pagina, non è affiliato né partner, è un problema di server di Twitch. Sì, purtroppo su Twitch sono l'ultimo dei pirla, più o meno. Numerair, è vero, ve l'avevo promesso, andiamolo a vedere a quanto siamo, tra l'altro. Ah, mi è ripartito come se fosse un nuovo live, però 1 ora e 1 quarto, insomma, vediamo. NMR, che macello, adesso so già che impazzirò per postarlo su YouTube. Dovrò fare dei tagli, dovrò fare delle cose folli. Allora, ah, è sbarcato da poco su Binance. Beh, dunque, con questo non ci facciamo molto, però mi ricordo che, ecco, da qua c'era, su Bittrex c'era da sempre, perché me la ricordo. Guardate il mio immancabile Fibonacci nel 2017, che io ero il re delle shitcoin, cioè andavo a fare il bag holder per professione proprio. E quindi andando a esaminarlo con un'ottica un po' più lunga, magari sul settimanale, vediamo cosa ci dice. Dunque, non benissimo, non benissimo, non benissimo, e poi abbiamo un po' di recupero nell'ultimo periodo, con questo pump che non so da che cosa sia dato. Allora, ti dico la verità. Non, cioè, preferirei guardare altro, perché è una coin che ha un andamento, diciamo, un pelino, non so come definirlo, anomalo, diciamo, ma sì, anomalo, ci sta. Non, c'è di meglio. Non conosco il progetto, quindi attenzione, però come speculazione, eccetera, c'è di molto molto meglio. Un'occhiata a Swipe, andiamo a vedere Swipe. Sì, ogni volta che c'è lo stop ci sarà un video salvato. E vabbè, dai, farò un po' di editing. Swipe Bitcoin, un'altra coin che sta facendo nascere tanti bag holder. Swipe, attenti con Swipe che vi fate male. Anche qui c'è uno storico breve e quindi ci sono un po' i problemi dati dallo storico breve. Insomma, tutti avevano enormi aspettative su Swipe e è stata shillata veramente tanto anche questa. Non, cioè, capisco anche qua l'interesse nel progetto, però attenzione che prezzo e valore divergono. Comunque, ci sono pochi dati, quindi è veramente difficile. Abbiamo un supporto comunque a 13.680 sat.
ne abbiamo volendo un altro qua e un altro qua, che sono i livelli di riferimento attuali, 18.000, 21.400. E quindi vediamo un po' come si comporta. Per il momento lower highs, lower lows, quindi non benissimo fino a prova contraria. Quindi finché non mi fa un po' di recupero e un higher high, non ci siamo proprio. Siamo molto lontani dall'avere una coin interessante, insomma. Puoi vedere SRM, Serum, bravo, bravissimo, bravissimo, che io la seguo, seguo il progetto, però anche qua c'è il solito problema, ovvero dello storico breve. Serum è uno dei progetti secondo me più interessanti in assoluto da vedere nello sviluppo, però vedete anche lui è stato figlio della speculazione, quindi era stato offerto in IO a 10 centesimi e adesso vale 2,25 dollari, ha avuto un picco di 3,6, follia pura, cioè nel giro di niente. Tra l'altro attenzione, Serum ha già lanciato un prodotto, tra l'altro c'è il DEX se non erro, dov'è allora DEX... punto serum punto, non mi ricordo cosa, insomma serum DEX, eccolo, ed è già attivo, funziona sulla blockchain Solana e ha una liquidità notevole, cioè, ci sono un po' di coppie tra cui Sushi, che insomma anche il buon vecchio Sam di Alameda di FTX sta mettendo le mani anche in Sushi, non so se l'ha shortato o cosa, ma so che ci aveva le mani in pasta. E in ogni caso funziona il DEX di Serum, è già attivo, è già operativo. In ogni caso, detto questo, storico breve, bisogna stare molto attenti. Guardando l'ultima parte dello storico, abbiamo un supporto qua e uno qua. Quindi 21.800 e 16.990 sono i due supporti principali, questo è. Ancora errore di rete, aggiornare pagina. Allora ragazzi, io vi direi che Twitch ha rotto un po' i cosiddetti, quindi adesso per chi ci guarda su YouTube e vede qualcosa di strano, non spaventatevi, perché c'è stato qualche errore di rete, è il bello della diretta. Poi se a me non mi mettono i bastoni tra le ruote non sono contenti, da non so quanto che non ricevo ban su YouTube, tra l'altro incredibile. Risultati sulle altcoins, sul sondaggio delle altcoins, 0,20 la maggioranza, 20-40, 40-60, bene, 80-100 in pochi. Meno male, che batosta che si è preso l'80-100. Poi magari siete entrati da tempo addietro e vi è andata molto molto bene, chi lo sa. Le altcoin sono anche questo. Puoi vedere HBAR per piacere? Sì, dai, diamo un'occhiata a HBAR. Guardiamo le ultime due. Allora, HBAR non benissimo, oserei dire, sta ancora lateralizzando. Dopo il pump è in lateralità totale e mi sembra che abbia molta voglia di rompere a ribasso questo range, il che sarebbe molto brutto. Per me è no, vi dico la sincera verità. E poi chiedevate aggiornamenti su C-Token. C-Gas Token, il token del gas, in realtà è prezzato in base al gas, quindi non... Dunque dovrei vedere dov'è che ci può essere il grafico, forse su CoinMarketCap, però c'era anche il grafico da qualche parte, avevo trovato un sito dove si faceva vedere i grafici di Uniswap, C-Gas Token, eccolo. Allora, in sostanza prezza un po' il gas, però purtroppo non riesco a vedere bene i grafici. Allora aspettate, se avete un po' di pazienza, Uniswap Charts, dov'è? L'avevo trovato da Uniswap Vision, eccolo, così lo andiamo a vedere, ve lo condivido anche con voi. C è in Ether. Allora, ecco, come vedete, varia in funzione del prezzo del gas. Quindi negli ultimi giorni, vabbè, a parte che era arrivato a dei livelli senza senso pochi giorni fa, come vi dicevo, e poi negli ultimi giorni è un po' calato. Al momento, infatti, addirittura si è un po' abbassato il prezzo del gas, mi pare. A quanto non lo so, però mi ricordo che si era abbassato, ma insomma col cavolo che si è abbassato, 320 guei, si era abbassato giusto ieri.
Quindi no, niente, mi sa che no, non lo mima esattamente allo stesso modo, perché c'è anche una componente speculativa, però dovrebbe mimare il prezzo del gas, non lo so, questo dovrebbe essere il funzionamento di C-Gas Token. Io non l'ho mai approfondito perché non ci opero, a dire la verità. Allora ragazzi, io vi saluterei, è stato un po' turbolento come ben ritrovati, che ci ha fatto un po' tirare qualche imprecazione il nostro amico Twitch, ma ce l'abbiamo fatta. Io vi direi di rimanere sempre sul pezzo, perché adesso ricominciamo a condividere analisi, pensieri sui vari canali social. Vi ricordo che mi trovate qui su Twitch live al martedì e al venerdì, sempre alle solite ore, verso le 18, e poi mi trovate su Telegram, mi trovate su Facebook, e lì vi condivido analisi, notizie, pensieri, discussioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vi ricordo che ci sono un sacco di cose in arrivo a breve, adesso vi aggiornerò un po' alla volta sulle cose in arrivo. La prima, ve l'ho detta, è il giveaway, quindi nelle prossime settimane non mancate, perché si ritorna a cercare la Power Hour, la famigerata Power Hour, per vincere 0,02 Bitcoin, un montepremi simpatico, simbolico, chiamiamolo come vogliamo, per darci il ben ritrovati e un po' di carica, dai, che inizi un po' di bull market di nuovo, che recuperi il famigerato range e che continui a salire assieme a tutte le shitcoin del mondo. E basta, questo è quanto per oggi. Noi in live ci rivediamo ovviamente martedì, e se riesco nei prossimi giorni, quindi magari lo pubblico già lunedì, sempre se riesco, ve l'ho detto, il video su Yearn Finance, giusto per farvi capire che cos'è e come funziona in maniera veramente concreta, per darvi un'infarinatura sul progetto. Su TokenSats ci teniamo aggiornati, quando esce la versione 2 lanciamo ufficialmente, finalmente, e nel frattempo vi ringrazio per la vostra presenza oggi e ci vediamo tra poco su YouTube, dove monto questo pandemonio di video e lo pubblico per chi si è perso un pezzo e vuol vedere la differita. Un salutissimo e alla prossima!